Eccomi qua. Ci stiamo divertendo tanto a vederti in televisione. Guardandoti in piscina, mi viene in mente quando eravamo al mare, non so se ti ricordi, quando hai preso la tua prima murena e poi me l'hai passata a me perché avevi paura che ti mordesse. Sono contento dell'uomo che sei diventato. Vedo che metti in atto i valori che ti ho insegnato: umiltà, lealtà e sincerità. Questi sono i valori con i quali abbiamo superato tante difficoltà. Nonostante il successo che hai avuto all'inizio della tua carriera, dopo non ti sei spaventato, anzi ti sei rimboccato le maniche. Addirittura non mi hai chiesto niente quando eri senza lavoro e sei voluto venire a lavorare da me e non ti sei vergognato di sporcarti le mani di grasso. Tutto questo ti ha fatto di te un grande uomo, quello che sei. Io, lo sai, ti voglio bene anche se non te lo dico. So che anche tu mi vuoi bene e non me lo dici, ma questo non importa. Ci sono i fatti che parlano e contano più delle parole. Sono orgoglioso di te. Ti vogliamo tanto bene. Sai Davide, io sono assolutamente convinto che essere cazzuti, come dici tu, non significhi nascondere le proprie emozioni, nascondere le proprie lacrime, o come tu hai detto un giorno nella casa, io per caso ti stavo ascoltando in quel momento, non mi piace parlare tanto di emozioni, forse perché ne abbiamo paura, perché non le possiamo controllare, a te piace tenere un po' sotto controllo tutto quanto, no?